Wahey Kuj, ben ritornati dal vostro Andrea Incrontuno su Yo-Kai Watch 3. Ed oggi continuiamo l'esplorino dentro la fabbrica della Yopol. Fabbrica, meglio, un'azienda, non è proprio la fabbrica. Però comunque sia, qui si progettano, appunto, i Watch. Questa è la sala riunioni, i punti all'ordine del giorno riguardano la prossima generazione di Yo-Kai Watch. Tutti i miei sogni si stanno avverando, Whisper. È in preda a una crisi mistica. Sarò testimone della prossima creazione tecnologica che passerà alla storia. Riusciremo davvero a ricevere preziose informazioni sui nuovi Yo-Kai Watch? Galattico, chissà cosa riusciremo a scoprire. Forse tutto, o forse niente. Non vedo l'ora di nominare la sorpresa a tutti sul prossimo Yo-Kai Watch. Non siamo compiaciuti degli spoiler. Spoiler. Ben detto, chi ha bisogno delle tue notizie quando possiamo avere le mie spiegazioni? La prego, professor, se non siamo compiaciuti delle sue spiegazioni. Nulla potrà fermare i miei spoiler. Esatto, sono nulla paragonati alle mie spiegazioni. Povero Yopolbot, sta passando. Come dice Yopolbot? Sbaglio o sto per dire qualcosa che comincia per st? Cosa intende? Godetevi la sala riunioni. Può essere tutto come può essere niente. Ora osserviamo insieme la riunione segreta. Segreta? Che segreto è? Proponiamo di proseguire col piano A. Non esiste! Il piano B funzionerà meglio. Pare proprio che l'azienda con cui avremo a che fare oggi sia un tantino suscettibile. Quanta tensione! Come già spiegato in precedenza, l'approccio da voi proposto non è attuabile. Certo che lo è. Pare che non riusciremo a farci capire solo con le parole. Oh cielo, ma qui le riunioni sono sempre così piene di pathos? Luna, diamoci da fare, siamo protettori della pace, no? Sure! Ehi voi, che credete di essere? Non potete mica interrompere il nostro confronto. Sono affari nostri, a meno che non vogliate diventare azionisti. Questo è forte, mi ricordo che è forte, quindi vediamo di darci da fare, eh. E la pistola è scarica, oh no! Ma sì, è fatto. Eccolo qua, va. Che poi con le spade laser, ma cioè, che è Star Wars? Potevano anche essere di più. Allora ci diamo una calmata? Ci diamo scusa, siamo stati davvero poco professionali. Le nostre divergenze di opinioni non dovrebbero impedirci di comunicare. Va bene, capiamo perfettamente come ci si sente. E capiamo anche quanto questo progetto vi stia a cuore. Intendi dire che... Sono sicuro che lavorando insieme troveremo una soluzione che soddisfi tutti. Giusto, facciamo del nostro meglio. Non so cosa sia successo, ma hanno smesso di litigare. E così abbiamo messo fine allo scontro tra Balenottero e Tuttossa. Molto bene. Siamo compiaciuti del vostro intervento. Quindi Balenottero effettivamente è il nome dello Yo-Kai Balena? Perché era scritto in grande. Procediamo dunque verso il laboratorio degli orologi. Ecco, lì avviene la magia. Ah, ci sarà anche un minigioco ora che ci penso, è vero. Dai, voglio farlo, non vedo l'ora. Ma dobbiamo uscire da qui, perché? Non era sempre qui sotto? A quanto pare, no. Per mille orologi da volte! Che cos'è questo posto? Tutte queste diavolerie meccaniche vanno oltre la mia comprensione. Guardati intorno, questo posto è fenomenale, ma a cosa serve? Questo è il laboratorio degli orologi, qui è dove vengono prodotti gli Yo-Kai Watch. E è qui che vengono fatti gli esperimenti sull'evocazione degli Yo-Kai. Allora è qui che evocate gli Yo-Kai per vedere se procede tutto senza intoppi? Affermativo! In effetti, ho evocato gli Yo-Kai tante di quelle volte, ma... Non mi sono mai fermato a pensare a tutti gli esperimenti necessari a testarne l'efficacia. Anche le menti geniali della Yopola hanno bisogno dell'approccio empirico. Ora vi rendete conto di quanti sforzi ci sono voluti per creare i vostri Yo-Kai Watch? Certo, assolutamente. Date un'occhiata al laboratorio degli orologi. Se volete potete parlare con i nostri scienziati. Oh, in effetti, sì. Oh, bello.
Probabilmente chiederanno a me di evocare gli yokai. Di amministrare l'esperimento segreto di evocazione di yokai. Però qualcosa va storto e toccherà a me sconfiggerlo. Potete procedere con l'esperimento di evocazione di yokai. Ok. Funzione evoca yokai attiva! Se ricordo bene, ecco, infatti va male. Per mille rosse volte che succede? C'è una varia del sistema e non sappiamo quale yokai sta per essere evocato. What? Chiama gli yokai. Cervello! Gli zombie! E non è arrivato da solo! Come potete notare, questo esperimento è fallito! Che cosa? Questo è tutto quello che hai intenzione di fare? Stai tranquillo, ce ne occupiamo noi. Non so cosa siano questi zombie, ma so come occuparmi degli spettrali. Potete contare su di noi, forza! Vi spediremo sulla luna! Sulla luna celesti? Battutona. Oh, ma cosa? Folfango? Che poi non è folfango, comunque. Ad ogni modo andiamo con la pistola. Cerchiamo di massimizzare i danni che possiamo fare, dai. Se riuscite a beccarlo. Ha fatto schifo! Inoltre, i curatori che ci sono ora... Cioè, tanti ancora continuano a dirmi Metti i curatori! I curatori che ci sono ora, ragazzi, sinceramente non mi piacciono per nulla. Quindi evito. Occupano solo posto e squadra e non servono a nulla. Non è stata proprio difficile, però... Dovrei allenarmi seriamente. È un successo, come sempre. Quando nei paraggi erano destinati a una sorte più buia della loro anima. Affermativo. Molto bene, siamo compiaciuti delle vostre gesta. Oh, no. Avresti potuto aiutarci, non trovi? Non dovresti prenderti cura di noi? Esattamente! Come osi mettere in pericolo noi, i tuoi gentili ospiti? Lagnoni. Come? Procediamo adesso verso l'area di produzione dove vengono costruiti gli Yokai Watch. Togo, produzione di massa! Sono l'unico ad aver notato gli sbalzi d'umore del robot? No, Whisper, non sei l'unico, purtroppo. Solo che a quanto pare non frega niente a nessuno. Allora, scendiamo! Hey! Oh, eccolo! Signore e signori, questa è la fabbrica degli Yokai Watch. Wow, che meraviglia! Qualsiasi cosa sia fantastica! Queste macchine sono inarrestabili, costruiscono uno yokai watch e dopo l'altro. Oh, sento che sta per commuovermi, datemi un fazzolettino. Per mille gira tutto. Fratello, stai bene? Tutti questi yokai watch mi fanno girare la testa. Ma perché così tanti? Fatti forza, fratello. Quindi è qui che viene la magia, è davvero eccellente. È qui che viene il controllo di qualità degli yokai watch. Qualcuno vuole provare? Sta dicendo che noi possiamo fare il controllo qualità. Affermativo, siete speciali, quindi non ci sono problemi. Per mille giravolte, sembra divertente. Fratello, perché non ci proviamo? Giravolte, gira tutto. Mille mondi che girano. Non ti sei ancora ripreso, eh? Ok, fai un controllo finale degli Yokai Watch. Come giro che c'è, è divertente. Gira. Come giro? Che c'è? Ah, ok, sembra quello, ripete. Bene. Vuoi affrontare la sfida Yokai Watch controllo qualità? Sfida! Mi chiedo però perché così tanti, non ha senso. Se lo Yokai Watch è impeccabile, lascialo passare, non premere nulla. Ok, pulsante per bloccarlo. Bene. Perché non andava bene quell'altro? Boh, non ci ho fatto caso. Ad ogni modo, è andata piuttosto veloce la cosa. Finito.
grandi ragazzi, siete stati velocissimi. Eh? Velo tempo? Non stai facendo il controllo qualità un attimo fa? Un attimo per voi, per me è passata l'eternità. Ho capito tutto, sei un viaggiatore temporale. Oh no, sono a velo tempo. Sono così veloce che devo fermarmi ad aspettarlo il tempo. Ehi Applebot, che ne pensi del mio velocissimo controllo qualità? Fallimento totale, il controllo qualità è stato un disastro. Impossibile! Possibile, la velocità sarà pure importante, ma è la qualità che conta. Procedere al controllo qualità di video che watch ancora una volta. Ora 25 devo controllarne? Oh yes. Non ho capito dove ho sbagliato con quell'altro. Vabbè. Lo vediamo. Facile. Che stanchezza. Allora, Applebot, come sono andata veloce e meticolosa? Fallimento totale, il controllo qualità è stato un disastro. Stai scherzando? È vero che la velocità e la meticolosità sono importanti, ma c'è qualcosa di ancora più importante. Qualcosa di ancora più importante? Bisogna metterci amore. Amore? Ma che? Procedere al controllo quota di video che watch ancora una volta. Dovrebbe essere l'ultima, quella con 50, vero? Mm-hmm. E allora diamoci da fare. Mm-hmm. Eccolo qua. Ok. Miau. Anche con B si blocca, ehi. Ho fatto la prova, si blocca anche con B. L'ho premuto. Se tu sei paraculo. E l'ho premuto però. Bene, Applebot, questa volta siamo stati velocissimi e super meticolosi. E ci abbiamo messo tutto l'amore possibile, giusto? Molto bene, siamo convinciuti del vostro lavoro non retribuito. Grazie per il vostro contributo. Il controllo qualità degli Yo-Kai Watch finisce qui. Ce l'abbiamo fatta! Preferisco usare gli Yo-Kai Watch piuttosto che crearli. Procediamo verso la stanza della lotta. Andiamo, andiamo. Va bene, andiamo verso la stanza della lotta che a quanto pare... Oh mio Dio, pensavo di aver preso la scala e invece scompaio all'improvviso. Yeee! Yeah! Ok, usciamo allora dalla stanza della lotta. Qual è? Param, pam pam pam. Bene. Come suggerisce il nome, si dovrà lottare sicuramente. Oh, yes. Allora. Questa è la stanza della lotta. Fammi indovinare, qui si lotta? Vi dividerete in due squadre e vi affronterete in combattimento. Ma che combattiamo gli uni con gli altri? OMG, potrà finalmente combattere a fianco del leggendario maestro Yo-Kai? Andrea, vedrà, insieme vinceremo. Ruberemo le caramelle al bambino. Va bene. In realtà, Andrea, combatterai contro Luna. Non siete degli Yo-Kai, quindi sarete i capitani delle due squadre qui presenti. Così siamo tutti contenti. Oh, ma dai! Pronti, partenza e via, capitano! Un momento, se sto sfidando Andrea, allora... Allora questa sarà una battaglia da livelli epici! Brucio dalla voglia di combattere! Ehi Andrea, ti sfido a una battaglia secolare, o almeno di una mezz'oretta. Cosa? Se non c'è la vincitrice, il titolo di maestro Yo-Kai sarà mio! Fanatica numero uno della squadra elementare di Valdoro, Luna Celesti! Aspetta un attimo! Vai anche tu alla squadra elementare di Valdoro! Quella è la mia scuola! Andrea, dici sul serio? Se ciò che dici è vero, allora tutto questo potrebbe essere un'incredibile coincidenza! O siamo destinati a essere un dono nemesi dell'altro? Bisogna ammetterlo, sa come creare pathos. Fidati, è davvero seccante. Procedere, preparativi per la battaglia. Fatemi sapere quando siete pronti a combattere. Non capisco perché andare alla stessa scuola sia tanto strano. Dunque, combatti con Andrea, ovviamente.
Oh cavoli, che yokai abbiamo? Ah, bannimento sta di là. Bannimento, vabbè, sì, quella lì, insomma. Però attenzione! Abbiamo dalla nostra parte Velenotto. Andiamo subitissimo con la pistola. Facciamo, massimizziamo i danni che possiamo fare almeno. Bomba spaventa tutti. Wow. Addirittura alto. Ah, ma attenzione però, non è facile da pilotare, eh. Spaventa tutti non è poi così interessante alla fine. Mi ha lasciato un po' in disappunto. Colpiamo Kamajiro, che è comunque sia è il curatore della squadra, quindi se ragazzi me lo fate fuori io vi dico un grandissimo grazie. Ma dai! Ma ti pare? Ma dai, che quella proprio è stata cattiva davvero. No, ma non è vero. Ok, perfetto. Ah, siamo, vabbè, non fa nulla. Non è importante. Dai ragazzi, tu facciamo veloce, perché tanto c'è rimasto solo lui. Perché ti sposti? Forse con l'attacco si è spostato? Non ho visto perché non ci ho fatto caso. In genere quando si sposta con l'attacco, perché ti hanno attaccato, non ti danno, non devi stare fermo un tot di turni. Invece quando ti sposti tu, sì. Però non ci ho fatto caso a questo. Ma non importa, abbiamo vinto, quindi che importa. Molto bene, siamo compiaciuti della vostra vittoria. Andrea. Ora sappiamo chi è il vero maestro yokai. Grazie. Spettacolari, bravissimi. Andrea, che c'è? Che succede, Koma-san? Avrei bisogno di chiederti un favore. Possiamo diventare di nuovo amici? Che intendi? Noi siamo già amici, no? Ah, sì, non mi avevo chiesto tantissimo tempo, quindi pensavo... Non ti ho evocato! Andrea, da quando ti sei trasferito, mio fratello si è sentito molto solo. Non preoccuparti, Kamajiro. Non devi parlare a posto mio. Ho già deciso. Diventerà più forte, fortissimo! Così Andrea finalmente tornerà a evocarmi. No, Kamasano, non è come credi, non è colpa tua! Quando ci siamo trasferiti negli USA abbiamo perso tutte le medaglie yokai. Abbiamo? Mi a mettermi in mezzo, è tutta colpa di Whisper. Come osi, calunniatore? Ma è vero. In ogni caso, Andrea, vorrei tornare a fare parte della tua squadra. Mi diverto sempre tantissimo quando sono con voi e imparo tante cose nuove. Per favore, posso tornare nella tua squadra? Non devi neanche chiederlo. Bentornato, Kamasan. Scusate, anch'io sono molto amichevole, non trovate? Per mille giravolte, certo, saremo buoni amici. Quindi se combattevo con Luna mi veniva Kamajiro. Kamasan, per mille giravolte! In teoria avrei visto tutti quanti gli yokai necessari per i sigilli, eh? Shogunyan? Sono felice per te, fratello. Ora non devo più preoccuparmi. Sì? Ehi, Kamajiro, e tu non vuoi dargli la tua medaglia agli yokai? Per il momento no, ho alcuni affari in sospeso. Affari? Che affari? Oh, vedrai! Oh, cielo! Sarete tutti molto affamati dopo questa battaglia. Andiamo a mangiare qualcosa. Bene, ho una fame assurda. Allora dirigiamoci verso la mensa. Bene, andiamo a mangiare, a cibarci. Ottimo, qui a dire il vero non c'è molto da fare. C'è solo forse qualche dialogo, se non ricordo male.
questa è la mensa. Era ora una fame che potrei mangiare uno squalo robot. Qui troverete solo abitanze prelibate. Ogni giorno vengono preparati sushi e tempura freschissimi. Ma tutti i giorni sushi e tempura? Alla fine ti stufi. Per 1000 giravolte sembra costoso, non vorremmo davvero disturbare. Potete mangiare a volontà, siete i nostri ospiti. Gradire tutti i sushi che avete allora? No, no, a tutta la velocità verso il tempura, voglio tutti i tipi che avete. Ricevuto! Ehi, Marducato, avevo appena deciso di mangiare sushi. Beh, dovrei cambiare decisione perché mangeremo tempura. Uno mangia sushi, uno tempura. Questi sono più testardi di due scognigliati. Che facciamo? Niente, sono migliori, certo, ma non così migliori. Non c'è tempo da perdere, mangiamo! Gibania ha cambiato voce. Pubertà. Allora, signorina, cosa ha da offrirmi? Salve. Salve, benvenuti, come posso aiutarvi? Obiettivo. Salve, potrei avere del sushi? Vorrei quello di Halibut, di Conger, d'Aragosta. Ah, ovviamente anche Ritonno. Ma andrà bene tutto, tutto il sushi è buono. Sì, salve, io voglio tantissimo tempura. Scusa. Sono spiacente, ma non possiamo servire né sushi né tempura per il momento. Stai scherzando? Vedete, in realtà abbiamo finito il pesce e senza pesce niente tempura. Oh no! Oh no, sentivo già il sapore del sushi fresco. Come ti capisco? Il mio stomaco sopraffino soffre per le sottratte squisitezze. Che tormento! Potete sempre procurarmi gli ingredienti voi stessi. Oh, il dolore! Davvero? Se siamo tutti d'accordo possiamo dirigerci verso l'acquario. Certo che siamo tutti d'accordo. Oh, io so benissimo cosa succede ora. Già. Per 1000 giravolte, Angelo c'ha uno portatile. Fratello, non è mica un oceano, è solo un acquario gigante. In questo acquario ci sono tanti pesci deliziosi. Oh, possiamo pescarlo noi, fantastico. Esatto, potrete pescare i vostri ingredienti. Meglio che fare l'elemosina. Fratello, sei tu un esperto in questo settore. Fai vedere tutti i tuoi abiti da pescatore di chi vive in campagna. Lascia fare a me. Lasciate fare a me. Allora, diamo la mano con i pesci più grandi. Signor sì. Ora, se noi peschiamo, poi si attiva la lotta contro lo squalo bot, perché gli peschiamo tutto quanto il pesce. Quindi, cosa facciamo? Concludiamo qui l'episodio e torneremo domani con la lotta contro il nemico. Contro lui, sì, perché lo Yoppelbot sarà il nemico. E non lo squalo, anzi lo squalo ci viene solamente in aiuto. Ad ogni modo, Cucci, per questo video è tutto. Come sempre io vi ringrazio per averlo seguito e vi ricordo che in descrizione trovate i link per Twitter e Instagram. Se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi. E noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!